anche se con un po' di anticipo rispetto al completamento vero e proprio della squadra, questa sera c'è stata l'occasione per presentare la nuova stagione della SD Val di Sangro, formazione che si accinge a disputare ancora una volta il campionato di promozione nel girone C, con qualche novità, a cominciare dal mister Stefano Bellè, che in realtà qui da queste parti non è proprio nuovo ma è già apprezzato e conosciuto. Quali sono gli obiettivi, mister? Ma innanzitutto buonasera Antonio, piacere di ritrovarti. E ho accettato subito di grande professionalità l'incarico che mi è stato dato, perché comunque per me un ritorno qui da queste terre, soprattutto perché a Piazzano è coinciso un po' la mia malattia, e la gente di questi posti mi ha dato la carica in più per cercarla di superare da tutti i punti di vista, quindi non potevo sicuramente dire di no alla Val di Sangro, che ritrovo vecchi amici, e siamo partiti 3 giorni fa con grande entusiasmo, una squadra composta da parecchi giovani, però nello stesso tempo giovani validi che hanno tanto da imparare e tanto da migliorare. Noi in punta di piedi dobbiamo conquistare subito una condizione atletica importante. Ci stiamo preparando bene, il mio staff è uno staff molto importante, quindi siamo sulla strada giusta, sono molto fiducioso. La squadra è quasi al completo, manca ancora qualche tassello, in quale settore di campo? Ma, guarda, ci stiamo anche guardando intorno, perché la squadra è composta da parecchi ragazzi che comunque gran parte fanno parte della Juniores, va completata, il presidente e i direttori lo sanno di questo, ma io comunque ho molta fiducia in loro, perché sono persone competenti, e se possono magari spendere qualche cosa in più sicuramente faranno il sacrificio. Quest'anno la concorrenza sarà molto agguerrita. Sì, è molto agguerrita, perché comunque è sempre un mini torneo, e non bisogna esaltarci nelle vittorie né deprimerci nelle sconfitte. Bisogna avere una tranquillità, una calma assoluta, perché ogni partita sarà una finale. Avete già iniziato la preparazione, e se sì, come si sta svolgendo? Si sta svolgendo bene, abbiamo fatto, grazie all'aiuto del mio staff, che è veramente uno staff importante, stiamo lavorando bene. Ma adesso, settimana prossima, avremo a disposizione anche il campo, che ci dà comunque la possibilità di vedere altri aspetti che magari la corsa non li può avere. La società ha messo a disposizione anche eventuali alternativi a campi, non mi fa mancare nulla, quindi è un buon inizio per, speriamo e mi auguro e lo spero, di una stagione importante. Il presidente Francesco Rucci va in doppia cifra, perché quest'anno è il suo 10° anno alla presidenza della Val di Sangro. Essere dirigente è già pesante, ma essere presidente lo è ancora di più. Beh, decisamente, decisamente sì. Sono stati 10 anni abbastanza duri, ci sono state tante difficoltà, momenti di sconforto, momenti anche di gioia, quando 2 campionati al secondo posto, una vittoria ai playoff, un anno di eccellenza, cose fatte bene, insomma, quindi un bel percorso, ma con tanti sacrifici sicuramente. Quest'anno, abbiamo sentito anche alla presentazione, c'è tanto entusiasmo. Sì, c'è un entusiasmo da parte anche nostra, di tutti noi dirigenti, siamo ripartiti con tanta voglia. L'anno che si è concluso è stato duro, siamo stati molto tempo giù in classifica a lottare per non retrocedere. Gli ultimi mesi abbiamo fatto molto bene, girone di ritorno la Val di Sangro è stata una delle squadre che ha fatto più punti, e quindi questo ci ha dato forse anche la forza, anche a me, di voler continuare, di fare bene, di fare meglio di quello come abbiamo fatto l'anno scorso, insomma. Diceva il mister, c'è una concorrenza molto agguerrita quest'anno. Voi, secondo lei, dove potrete posizionarvi in classifica? Sì, basti pensare che le 5 squadre che sono retrocesse all'eccellenza, tranne il Penne
le altre quattro squadre, Cupello, Casalbordino, Vasto Marina e Villa 2015, sono nel nostro girone. Poi abbiamo Miglianico, San Salvo, Atessa, tutte squadre forti, quindi è dura, sarà un bellissimo campionato. Noi cercheremo di mantenere la categoria e perché no, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare bene, speriamo di arrivare fra le prime cinque. Qualche altro regalino per mister Belleda qui alla fine del mercato? Stiamo trattando, veramente, avrei tanto piacere di portare un altro giocatore nella schiera, in questa squadra, sì, lo stiamo trattando. Sei troppo timido, tu sei il solito. E allora lasciati andare, dai, si fida di me. Il gioco dell'amore sai qual è. Io un bacio a te ed un altro se tu mi chiami.
Massimo Walzer. Vi vedo meglio. Si vede. Un bel pastorello, all'altare di quella cappella, lei guarda la valle. Uno colore pennello l'han dipitturata, ora è simbolo di ogni viandante che passa di là. I due esponenti, quelli più forti della Val di Sangro, della Prologo, il presidente e l'ex presidente Elisa Tano e Marisa De Francesco. Un applauso. Grazie. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza anche questa sera, siete numerosi, siamo felicissimi, e io a nome della Prologo Val di Sangro Atessa vi ringrazio, vi saluto tutti e faccio semplicemente dei ringraziamenti questa sera. Devo ringraziare prima di tutto l'amministrazione comunale tutta, nella persona del sindaco dottor Giulio Borrelli, ringrazio il presidente del consiglio comunale Concetta De Marco, l'assessore alle attività produttive Enzo Orfeo, lo ringrazio in modo particolare perché in questi giorni che per noi sono intensi e pesanti,
Lui tutte le mattine mi ha chiamato, mi ha chiesto cosa serve, tutto a posto, quindi lo ringrazio di cuore. Voglio anche ringraziare la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale che è pure tanto paziente con noi, la Croce Gialla e soprattutto tutta la mia Proloco che sta lavorando in questi giorni. Io vi do l'appuntamento anche a domani, vi invito a venire anche domani per lo spettacolo teatrale della compagnia Amici della Ribalta di Lanciano con lo spettacolo dal titolo Stasera Edoardo. Ora passo la parola ad Elisa che questa sera ci presenterà la SD Val di Sangro. È qui presente tutta la squadra, la vedete lì giù, pronta, i ragazzi prontissimi per il prossimo campionato. E faccio loro un grosso in bocca al lupo e passo la parola ad Elisa per la presentazione ufficiale. Grazie e buon proseguimento a tutti. Ah, scusate, devo ringraziare anche l'orchestra, no, gruppo musicale. Liscio e dintorni, un applauso, sono bravissimi. La parola di Elisa, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e mi associo ai ringraziamenti e ai saluti che ha fatto la Presidente e anche questa sera come ogni anno presentiamo la squadra di calcio la Val di Sangro ASD che gareggerà per il campionato di promozione girone C. Sono tutti qui presenti schierati, vogliamo salutarli con un calorosissimo applauso. Tanti sono ragazzi del nostro territorio che io ho visto anche crescere, quindi siamo molto vicini a loro. Allora, iniziamo a presentare e far salire sul palco il presidente di questa squadra, il dottor Runci Francesco, che arriva con una mascotte. Vieni, vieni, Francesco. Prego, accomodati qua così con la destra. Ma chi è questo bellissimo ragazzo? Sono Marco Porfilio. Che fai nella società sportiva? Gioco a calcio, sono un attaccante. Ma sei bravo? Sì, sono bravo. Facciamogli, incoraggiamo questo piccolo grande campione. E il vicepresidente non c'è, vero? Non c'è, è Rucci Paolo. E poi c'è il direttore generale, cioè è Michele Caniglia, l'anima di questa squadra, è vero? Siete d'accordo? E un altro ragazzo che si impegna molto da tantissimi anni, da oltre 10 anni, un po' di più, qualcosina in più. Comunque in questo periodo lui cerca di lavorare bene per questa società e per questa squadra. Poi abbiamo il direttore sportivo Francesco Di Tullio. Vieni Francesco. Ma poi abbiamo il team manager Cirigliano Davide, o Davide Cirigliano, grande Davide, il responsabile del settore giovanile è Michele Pellegrini, che non c'è, e poi andiamo allo staff tecnico, allenatore, lo dobbiamo accogliere veramente con un grossissimo applauso. Ed è Stefano Belle. Facciamogli sentire il nostro calore, dai.
vieni Stefano, vieni. Vieni che poi ci dirai qualcosa. Poi abbiamo il vice allenatore, nonché allenatore dell'Under 19, il grande Pino Di Toro. Come vedete è molto amato e apprezzato dai ragazzi. Poi abbiamo anche i preparatori dei portieri, preparatore dei portieri, ed è Marco Morrone. C'è Marco? Vieni Marco, vieni. Attiviamo un po'. Io dovrei presentare il preparatore atletico, che è Alessio Cialpi. Sì, sì, benissimo. Altro preparatore atletico, Joseph Fantini. Fisioterapista Nicolas Pellegrini. Non c'è Nicolas. Allora, siccome i ragazzi sono tanti e il palco è un po' troppo piccolo per questa grande squadra, allora io invito i giocatori a posizionarsi qui su questo spazio, uno a fianco all'altro, così avete tutti la visibilità e un po' di gloria. Così. Bravi! Ragazzi, su! Bravi! Avete finito di mangiare? Loro hanno bisogno di sentire il nostro calore. Allora, no, non vi mettete uno dietro l'altro. Ragazzi, avete lo spazio, posizionatevi uno a fianco all'altro. Così vi vedono tutti. Dai, 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 allargatevi un po'. Ragazzi, qui vi dovete allargare. E io sono come il mister, che vi credete? Vai Antonio! Sì, qualche domenica farò anche la formazione. Allora, una bellissima squadra, è un grande campionato e mi sembra doveroso far intervenire prima il presidente, che è Francesco Rucci. Francesco, avvicina il microfono, altrimenti non ti sei, cioè proprio te lo devi mangiare come un gelato. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Grazie agli operatori della Proloquo e al presidente Marisa Di Francesco per averci anche quest'anno, in questa edizione, ritagliato questa opportunità per presentare il nostro staff tecnico e la nostra squadra che giocheranno nel prossimo campionato. Allora presidente, che obiettivo si pone per quest'anno? L'obiettivo sarà sempre quello degli ultimi anni, cercare di mantenere questa categoria, la promozione. Non abbiamo. Ma un salto di qualità non lo facciamo? Sarà difficile quest'anno. E allora vediamo cosa ci dice il mister Bellè. Allora lei cosa ne pensa? Che lo possiamo fare questo salto di qualità? Innanzitutto buonasera a tutti. Io ho accettato subito, intanto devo ringraziare la società per avermi dato la possibilità di allenare una squadra gloriosa e ambiziosa come la Val di Sangro. Non dimentichiamoci che 10 anni fa faceva la Serie C, quindi dobbiamo cercare tutti insieme di sicuramente di fare qualche cosa in più della salvezza dello scorso anno, perché se sono venuto qui alla Val di Sangro è perché ho ambizioni. La squadra, siamo partiti già il 4, mi segue, una squadra bella, forte, che apprende, quindi ci sono tutte le basi per iniziare a fare qualcosa di importante. Io me lo auguro, perché per me non è stato un declassamento assolutamente scendere di categoria, ma bensì rimanere, stare in categorie magari inferiori e cercare di fare qualcosa in più per il prossimo anno.
Sì, sappiamo che lei ha allenato squadre di maggiore categoria della nostra e per questo l'apprezziamo, perché io sono convinta che farà un buon lavoro. Ma i ragazzi come sono? I ragazzi è composta da tutti i ragazzi che massimo è 97, a parte l'anno che ho già avuto in passato, quindi una squadra giovane che ha tanto da migliorare, però sono convinto, sono contento perché i ragazzi subito apprezzano il mio modo di lavorare, quindi c'è tanto da lavorare, siamo partiti presto anche per questo e niente, siamo pronti, soprattutto il mio staff è uno staff importante, cercare di arrivare già alla Coppa nelle condizioni migliori per iniziare una grande stagione. Grazie, e passiamo un po' la parola, vediamo cosa ci dice il vice allenatore, nonché allenatore. Vieni, vieni Pino, vieni, vieni vicino a me, vieni. Pino, perché a me lì? Perché a te? Perché tu hai fatto un buon lavoro l'anno scorso, e tu lo sai che io lo penso, e perché volevo sapere da te questi ragazzi, i ragazzi nostri, che voi cercate di tenere, di farli giocare, di fargli fare un'attività sportiva che è molto importante per loro. Quindi questo Under 19, come andrà, come va? Ho una buona Under 19, che è un buon serbatoio per la prima squadra. Tanti ragazzi che ho possono tranquillamente ambire a giocare in prima squadra, crescendo, maturando naturalmente. Abbiamo un ottimo settore giovanile con dei tecnici qualificati, una scuola calcio d'elite, ottimi risultati lo scorso anno e ci proponiamo di fare bene anche quest'anno, soprattutto con il settore giovanile, con le categorie allievi e giovanissimi che contiamo di mantenere la categoria dei regionali e sperando una vittoria del campionato dell'Under 19. Ecco, bravo. Oltre lui, a quella della Val di Sangro, perché lui ha obiettivi già prefissati. Invitiamo tutti i ragazzi, chiaramente, no? Fai un invito ai ragazzi. Ma a sicuramente venire. Io spero che almeno il 90% che sta qua in piazza stasera venga al campo sia il lunedì quando gioca la Juniores, sia la domenica quando gioca la prima squadra e quando magari giocano i giovanissimi, gli allievi o qualsiasi categoria della Val di Sangro. Bisogna riconoscersi anche nella Val di Sangro. Io sono il primo tifoso e spero che tanti di voi possano avvicinarsi di nuovo ai colori bianco e azzurri. Ok, grazie, grazie a Pino. Una battuta al direttore sportivo, Francesco Di Tullio. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il presidente e la società per comunque l'impegno e i sacrifici che anche quest'anno stanno facendo. Abbiamo cercato di allestire insieme al team manager Cirigliano, al presidente e tutta la società una squadra comunque secondo noi competitiva, con nuovi elementi di spessore come Perrella, Tucci e Malvone. Sappiamo che comunque il campionato rispetto agli altri anni sarà di un livello superiore, quindi sicuramente non facile, ma ce la metteremo tutta per arrivare in classifica a una posizione migliore. Ok, grazie, grazie anche a lui. E una battuta finale al team manager Davide Cirigliano. Buonasera a tutti. Mi fai una domanda? Vuoi sapere? Fai tu. Ma è stato detto tutto. La squadra è stata allestita in modo completo, in ogni reparto. Il presidente a mio piacere un rinnovato entusiasmo, la società vuole fare sicuramente un ottimo campionato, ci vogliamo divertire a scongiuri di scaramanzia e niente, sono contento di tutti i ragazzi, sono contento di vedere una piazza piena che
sicuramente ci potrà dare una mano, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Grazie, grazie Davide. E a questo punto chiamiamo il nostro sindaco, il dottor Giulio Borrelli, e anche a lui presentiamo questa squadra, no? È presente qui tra noi, lo ringraziamo perché questa sera è qui. Prego, sindaco. Allora, complimenti innanzitutto alla squadra. Avete un'ottima squadra di buon livello. Ringrazio naturalmente il presidente, tutti i dirigenti, tutto lo staff e soprattutto i ragazzi, i giocatori che, da quello che so, ogni volta danno il meglio di se stessi per far bella figura alla squadra, oltre che far bella figura a se stessi. Questo è un grande, diciamo, dono che la Val di Sangro fa a tutto il comune di Atessa. Io penso però che per rispondere alla domanda di Elisa, che vorrebbe, diciamo, migliorare la qualità, in realtà è la categoria che bisognerebbe, penso che qui va fatto un discorso un po' allargato a tutto il paese, alle varie società, ma questa è una cosa più complicata che non possiamo discutere questa sera. Ma io penso che Atessa, nel suo complesso centro valle, nelle sue varie componenti sportive eccetera, può sicuramente proporsi obiettivi più ambiziosi, tenuto conto che non è facile in questo campo, tenuto conto dei costi, delle difficoltà, dell'organizzazione che richiede un salto di categoria. Ma io penso che se si uniscono le forze e c'è buona volontà da parte di tutti, questo obiettivo può essere raggiunto. Ma questo richiede una convergenza di intenzioni, di forze, che se ci sarà tutti insieme possiamo porcelo, soprattutto se lo può porre la città di Atessa insieme alla Val di Sangro e alle altre squadre che abbiamo qua sul nostro territorio. Comunque voi siete una grossa realtà, una bella realtà, complimenti per i risultati che avete raggiunto e per i risultati che vi proponete di raggiungere, anche perché rimanere nella vostra categoria avendo tutto sommato budget limitati, perché poi di questo si tratta, è un risultato importante che va apprezzato e che penso meriti un applauso di tutta la piazza e di tutto il paese. Detto questo, io ringrazio naturalmente anche la Proloco perché organizza queste serate, queste giornate di festa del contadino, una tradizione che si rinnova, che migliora e che ha un carattere di continuità anche da un presidente all'altro, da Elisa a Marisa. C'è un'assonanza di nomi, ma c'è anche una continuità di capacità, di entusiasmo, di impegno, che merita anche questo un applauso da parte di tutta la piazza, perché è la forza vera che fa vivere questo territorio, e penso vadano ringraziati e vadano apprezzati. Un ultimo ringraziamento va a questo pubblico meraviglioso, va ai ballerini che animano la festa della piazza e va anche alle scuole di ballo del nostro territorio. Grazie e buona festa a tutti. Grazie sindaco, io ti ho dato il là perché so che la tua grande desiderio è quello di unire e fare un'unica squadra, tu l'hai sempre detto, speriamo che questo tuo sogno si realizzi, questo è il mio augurio. Poi vi volevo invitare, mi permetto sindaco di invitare tutto il pubblico qui presente, lunedì 8 agosto ad Atessa alle ore 21 c'è la presentazione di un libro della figlia del nostro sindaco Silvia Borrelli, che è una nota giornalista televisiva e che presenterà il libro L'età del cambiamento. Sicuramente sarà un libro interessante e quindi noi ci saremo, noi come Proloco ci saremo, e mi auguro che tutte le persone qui presenti ci saranno.
non mi resta che fare un in bocca al lupo a questa squadra, a questi ragazzi, al mister soprattutto, al presidente. Vi invito tutti, come ha detto Marisa, domani sera, poi vi darò il microfono a lei, e mi fa piacere quello che ha detto il sindaco, che tra noi c'è continuità. Quindi questa è la forza della nostra Pro Loco. Quindi dall'uno all'altro, è sempre stato così, e i nostri presidenti precedenti sono sempre all'interno di questa grande Pro Loco. Grazie Pro Loco Val di Sangro. Grazie a tutti voi e buona serata. Niente, vi saluto anch'io, do il buonasera a voi tutti, buon divertimento, l'appuntamento è a domani sera per il teatro, vi raccomando, vi aspetto tutti, grazie, buon proseguimento e buon divertimento.